Ti ringrazio molto, penso che un uomo che ha fatto una testimonianza, una vita, che è stata una testimonianza incredibile. Io vi do il benvenuto come padrone di casa, a nome anche della mia famiglia, però tengo particolarmente a dirvi che vi do il mio saluto come presidente dell'UCI, che è l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti d'Azienda, che quest'anno, voi sapete, è una Luci si occupa della formazione e del portare avanti i discorsi della dottrina sociale della Chiesa. Da anni ci occupiamo della Caritas in Veritate, che è l'ultimo intervento del Papa ufficiale che parla di dottrina sociale. Luci, questo viene a caso questo convegno, Luci si occupa quest'anno, si occuperà quest'anno, del problema della povertà, cioè di approfondire questo problema che conosciamo o non conosciamo. Vorremmo prenderne atto e coscienza per vedere poi come comportarci di conseguenza. Vi dirò di più che ognuno di noi che abbraccia la dottrina sociale della Chiesa porta avanti un discorso imprenditoriale che per raggiungere il bene comune, ma soprattutto con dei modi aziendali, sapendo che il maggior capitale che un'azienda ha è il capitale umano e non è più il capitale sociale. Il capitale umano è la vera ricchezza e è con questo capitale umano che noi dobbiamo giocarci la nostra attività imprenditoriale per raggiungere il bene comune. Allora io vi pregherei di tenere presente che noi imprenditori siamo i primi. Qua si parla degli ultimi, si parlerà poi degli ultimi. Gli ultimi hanno bisogno di solidarietà. I primi non hanno bisogno di solidarietà, ma hanno bisogno veramente di molta cultura, molta etica, molta protezione culturale anche per portare avanti questo disegno di bene comune che si, come dice la dottrina sociale della Chiesa, si raggiunge con la sussidiarietà, con lo sviluppo e con la solidarietà. Io qua ne approfitto per nominare ancora una frase di Paolo VI che mi ha sempre affascinato. Non c'è ricchezza legittima se non è condivisa. E questo, penso e mi auguro, sia il nostro tema e sia il nostro modo di porgerci e di portare avanti la nostra attività di imprenditori o di professionisti o quant'altro, qualsiasi attività uno intraprenda nella propria vita. Io passo, non presento il passo al direttore Pierangelo Giovannetti.